Una notizia veramente importante, la Commissione europea ha dato il via libera agli aiuti di Stato per il salvataggio di Erdolica. Era una richiesta che inseguivamo da tempo, un passaggio fondamentale per questa infrastruttura e ora manca l'ultimo passaggio, quello che è il concordato, l'accettazione da parte dei creditori del piano. Ma nello stesso tempo possiamo dire si apre la prospettiva piena dello sviluppo di questa infrastruttura. Un socio privato che potrà con 15 milioni finanziare la crescita dell'aeroporto, tanti voli garantiti sia per i passeggeri che per il cargo, oggi importante per tutte le imprese. Un lavoro al quale dobbiamo ringraziare, insomma, dal Consiglio regionale che ci ha sempre creduto mettendoci i finanziamenti, al management di Erdolica che ha resistito in tempi difficilissimi e che, insomma, inizia a guardare alle opportunità invece che questo scalo ci può ancora offrire. Tanta crescita in quelle dimensioni che riguardano turismo, l'economia marchigiana, un'infrastruttura di importanza vitale per un'economia che oggi guarda al mondo.